Come parroco mi dovresti spiegare una cosa che veramente mi ha incuriosito stamattina. Ci stanno, come vediamo, delle donne anche anziane che sono sempre venute e che praticamente, forse, se chiediamo loro perché ci vengono a questa festa tradizionale, ci diranno che lo fanno per devozione al santo. Ma poi vediamo queste migliaia, forse, di bambini e ragazzi e giovani. Secondo te perché ci vengono? Ma ci vengono perché è festa. E per loro la festa è sempre un motivo per incontrarsi, per ritrovarsi e per vivere la gioia dello stare insieme. E poi io spero che loro attraverso questo riescano anche a percepire quello che è il senso di questa festa, quello di poter veramente seguire un esempio che va oltre quello che è il quotidiano e quello che la società di oggi ci propone. Ecco, hai accennato tu alla società di oggi. Guardiamo un attimo indietro alla società di ieri o dell'altro ieri, di quando è nata questa tradizione, la solidarietà che c'era tra la povera gente, la Chiesa che aiutava ovviamente le fasce che avevano bisogno, che dovevano... Ecco, secondo te come si possono recuperare quei valori in questa società oggi? Proprio la prima lettura di oggi parlava della Chiesa degli inizi, quando era attenta agli ultimi, alle vedove, ai poveri, ai bisognosi, e mettevano tutto quanto in comune. Anche oggi la Chiesa cerca di fare questo, però molto spesso la società di oggi viene accusata perché dà da mangiare agli immigrati, dà da mangiare ai poveri e fa sì che loro possano in qualche modo sentirsi anche a casa loro qui. E questo sicuramente non è una cosa buona dal punto di vista della società di oggi, ma la Chiesa continuerà sempre a fare questo e ad avere l'attenzione agli ultimi. Anche la nostra parrocchia ha un'attenzione in modo particolare per le persone che sono bisognose, proprio anche distribuendo del cibo che può servire loro per poter andare avanti nelle difficoltà che incontrano quotidianamente. Senti, però tu mi insegni che Gesù diceva pure non di solo pane. Oltre a questo fatto così, anche bello del mangiare insieme, del mangiare comune, questo piatto di pasta, qual è il non solo pane che vedi in questa festa?
Ma io non solo pane che vedo, è proprio il fatto che ci sono dei giovani e dei giovani che vanno alla ricerca di qualcosa. Vede, per esempio, in tutto l'Abruzzo quest'anno il gruppo, gli scout sono scesi di numero come censimenti. Il gruppo nostro è uno dei pochi gruppi che è aumentato di un 10%. E questo forse è il segno non soltanto che a San Salvo sono tanti giovani e tanti ragazzi, ma forse anche di quello che è l'attività che noi facciamo, che può arrivare anche a loro e aiutarli anche ad affrontare le difficoltà della vita di ogni giorno, a riuscire a programmarsi. Il giovane di oggi forse anche a causa della società che presenta loro le difficoltà, sentiamo i governanti che parlano sempre di disagio, di difficoltà, di aumenti, di spread che va giù. Invece oggi il giovane ha bisogno di prendere coscienza che ha delle qualità, delle forze che può fare e può mettersi in gioco. E noi per esempio col gruppo scout cerchiamo di farli mettere in gioco, loro programmano, loro cercano di realizzare i progetti che fanno e vedono anche le difficoltà, perché una cosa è sognare e una cosa è realizzare quello che si è sognati. Quindi tu dici la ricetta è coinvolgerli a livello pratico, farli sentire protagonisti. Sì, e questo in modo particolare, farli sentire protagonisti, anche perché molto spesso si sogna, sogni in grande. Ricordo quando eravamo giovani noi, tutti quanti volevano fare gli ingegneri, gli astronauti. Oggi essere ingegnere forse non è più ambito, però i ragazzi nostri hanno altri sogni che bisogna pure cercare di far sì che loro, programmandosi, possano riuscire anche a realizzare i loro sogni. Dovremmo un'ultima cosa, ci puoi ricordare gli appuntamenti ovviamente religiosi, ma anche se te li ricordi quelli civili della festa? Ma certamente, per quanto riguarda, abbiamo programmato insieme al Comitato Feste, che anche quest'anno è abbastanza numeroso, anche se di giovani là per esempio il Comitato Feste ci sono pochi, perché molti sono impegnati per fortuna e lavorano. Ma la festa in modo particolare il 27 alle ore 17 ci sarà la benedizione dei taralli, che quest'anno faremo in via Roma, e poi dopo la sera ci sarà un complesso musicale che allieterà la serata. Il 28 invece alle 10 ci sarà la rievocazione dell'arrivo delle reliquie di San Vitale, che partirà dalla villa e preceduta dalla sfilata di trattori, e poi ci sarà la Santa Messa, una messa solenne. E la stessa cosa si ripeterà il pomeriggio alle ore 18, ci sarà la processione e poi la Santa Messa. E la sera ci sarà Fiordaliso, che concluderà la serata con lo spettacolo musicale. Io spero che tutti quanti vogliate partecipare e possa essere per tutti quanti un motivo di gioia questa festa del nostro santo patrono, che lui ci ha dato l'esempio, essere fedeli a Cristo. Oggi, come dicevo pure prima, scoprire i valori, ricercare i valori non è sempre facile, però se ci proviamo, se ci programmiamo, se riusciamo a guardare un po' oltre, i sogni potranno realizzarsi. Auguri a tutti. Con noi Valentina. Valentina, vieni da? Dalla provincia di Cosenza. Allora, Valentina, che cosa ne pensi di questa festa?
Penso che sia una festa molto bella, molto tradizionale, è sempre importante mantenere vive le tradizioni, un po' si avvicina al folklore calabrese. Quindi ci sono anche da voi queste feste? Sì, ci sono. La gente è un po' anche come da noi, molto affabile, molto calorosa, mi piace molto questo posto. Invece qui abbiamo Michela. Michela, tu sei di? San Salvo. Ah. Quindi... Quindi sono tanti anni che partecipi a questa festa, giusto? Certo, praticamente da quando sono nata che vengo qui. Va bene. Mentre qui con noi abbiamo Mason. E Mason, tu vieni da? Canada. Allora Mason, quindi tu vieni dal Canada. In Canada ci sono queste tradizioni? No, non ci sono mai state le sanitelle così. È bellissimo, una festa bellissima. Stamattina sono andata al trattore, alla sfilata. È una festa bellissima, non ci abbiamo una cosa del genere. Va bene, ok, mentre qui abbiamo Martina. Martina, tu vieni da? Campobasso. Ah, Campobasso, quindi vicino a noi. Allora, da voi ci sono queste feste? Sì, ma sono organizzate molto più alla romana, diciamo. Insomma, non ci sono così tante belle persone e buona cucina. Ok, va benissimo. Ah, c'è gente di Guilmi, ci dicono. Di Vescovo e Nava. Voi perché siete venuti alle Sagnitelle? Perché ci hanno parlato bene di questa festa. Sono buoni. Sono spettacolari. E avete visto anche la sfilata questa mattina di trattori? La sfilata di trattori, tutto è spettacolare. Come ti chiami? Come ti chiami? Massimiliano. Massimiliano, come mai sei venuto a questa festa? Ciao. Perché sono venuto bene.